Ciao a tutti, vecchi cuori bianconeri, tornate ai vecchi cuori, dato che mi avevate detto che vi era mancato. Come state? Oggi andiamo ad analizzare quelli che sono tutti gli aspetti legati alla trattativa che potrebbe portare in bianconero Khéphren Thuram, giocatore molto interessante di cui si sta discutendo abbastanza negli ultimi tempi. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace a questo tipo di contenuti e un commento con la vostra opinione a riguardo. Questo è il secondo contenuto di questo tipo, perché ne abbiamo già fatto uno inerente a Douglas Luiz, che proprio oggi sosterrà le visite mediche per conto della Juventus e si appresterà a diventare il primo vero colpo della Juventus targata Giuntoli e Thiago Motta. Quindi, per sostenere questa tipologia di contenuti che richiede comunque un po' di preparazione, lasciate un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale e consigliatemi anche il prossimo giocatore che vorrete vedere all'interno di questo format. Chi è Khéphren Thuram? Può tornare utile alla Juventus Thiago Motta 2024-2025. Stiamo parlando di un centrocampista francese nato il 26 marzo del 2001, quindi un giocatore di 23 anni, un giocatore ancora molto giovane, un giocatore sul quale si può lavorare. Gioca nel Nizza dalla stagione 2018-2019, è destro di piede ed è alto 1,92 m, molto fisico, molto più fisico rispetto invece a Douglas Luiz, che è poco più alto di me. Questa cosa mi fa molto ridere perché io non sono sicuramente Gulliver. Perché si parla di Khéphren Thuram? Il giocatore è in scadenza al 30 giugno 2025 e già questo dovrebbe aiutare e non poco nell'analisi complessiva del discorso, anche perché la sua volontà è quella di vestire la maglia della Juve e di non rinnovare il contratto con i francesi. Noi offriamo dei soldi più i cartellini di alcuni giocatori non incedibili come Kostic, Milik e Nonge. La valutazione è più bassa rispetto al passato proprio per via di questa scadenza, che è orientata nel prossimo anno, dato che oggi è il 27 giugno 2024 e il suo contratto scade da 365 giorni più 3, quindi 368 giorni. Questo aiuta sicuramente tanto, quindi questa è l'unica motivazione per la quale si parla di Khéphren Thuram, dato che l'anno scorso i soldi che venivano associati al suo profilo erano decisamente più alti. Andiamo ad analizzare come al solito in sei schede quella che è la carriera di Thuram, quella che è la fattibilità, il ruolo, i dati, i costi, dove giocherebbe nella Juve e tutto il resto. Il ruolo intanto, per cominciare, perché stiamo parlando di un centrocampista centrale in grado di ricoprire il ruolo di mediano e di mezzala. È un giocatore, come potete vedere dal grafico, che ama la conduzione della palla e soprattutto il recupero del possesso. Io l'altro giorno vi dicevo che da questo punto di vista, dalle clip che ho visto sul giocatore, mi ricorda tanto lo stile di Gennaro Ivan Gattuso. In realtà possiamo anche associarlo a Matuidi soltanto dal punto di vista del recupero palloni, quindi un giocatore che sicuramente non ha un piede prettamente educato, non è un giocatore che può farti 10-12 assist a campionato, ecco, non è Andrea Pirlo, non è nemmeno Claudio Marchisio, se vogliamo dare una dimensione, ma è un giocatore di fisicità, è un giocatore che fa del suo fisico proprio il punto centrale dell'approccio al gioco e ama portare la palla. Come potete vedere il carrying è molto molto elevato. È di piede destro, abbiamo detto prima, ma nell'ultima stagione, guardando l'heatmap, vediamo che ha giocato prevalentemente sul centro-sinistra. È un giocatore che, va bene, non è educatissimo, però ha una buonissima predisposizione al passaggio filtrante. E questa cosa è molto interessante per un motivo. Abbiamo ragionato su Douglas Luiz nell'altro video, che se volete andare a vedere vi lascio comunque qui sopra nelle schede, lo potete cercare nella playlist dedicata, lo potete cercare sul canale tutto quanto, ma Douglas Luiz è un giocatore che abbiamo visto che spesso e volentieri prova a saltare una linea, prova a fare un lancio lungo dal centrocampo per cercare di servire l'attaccante, ed è molto preciso anche in questa cosa. La statistica inerente alla precisione dei passaggi lunghi di Douglas Luiz era qualcosa di impressionante. Sono due giocatori bravi in interdizione, entrambi, poi hanno caratteristiche diverse. Luiz è più bravo a gestire il pallone, Thuram è più bravo a recuperare il pallone. Uno è più bravo a lanciare, l'altro è più bravo sui filtranti rasoterra. Quindi, se pensiamo a una mediana 2, sono due giocatori che molto probabilmente riuscirebbero a completarsi discretamente bene in quella posizione. Quindi che si vada in quella direzione per un discorso logico, probabilmente sì, per cercare di avere un parco centrocampisti con caratteristiche complementari l'uno all'altro della serie. Non vado a fare le fotocopie, vado ad avere 4-5 centrocampisti con delle caratteristiche tutte differenti ma che possano aiutarsi tra di loro. I dati. E qui
entriamo in un ragionamento che non mi entusiasma particolarmente, perché se vediamo la stagione di Thuram rispetto a quella di Douglas Lewis, ci sono delle differenze abissali, perché in Liga ha giocato 27 partite partendo titolare 25 volte. Non stiamo parlando di un insostituibilissimo, di un giocatore che non togli neanche se proprio, no, un giocatore che sì, quando c'è gioca titolare, però non ha fatto tutte le partite, alcune saltate per infortunio come vedremo poi, però sono state magari anche delle volte che è stato fuori. Ha comunque giocato una media di 78 minuti per partita, che è elevatissima, però conclude la stagione con soltanto 2235 minuti giocati, che non sono tanti. Nemmeno pochi, partendo dal presupposto che non sono nemmeno pochi, però è un giocatore che ha giocato un po' meno rispetto a quello che ci si poteva attendere magari in una squadra come il Nizza, forse per ragioni legate al contratto, ma potrebbe essere pure quello, chissà, magari anche per quel motivo lì. Però diciamo che guardando i dati di Douglas Lewis ci eravamo stropicciati gli occhi, perché veramente non aveva saltato mai manco un minuto. Thuram non è proprio l'insostituibilissimo, forse ci dà anche la differenza di grandezza attuale dei due centrocampisti e di quella che è la percezione attuale dei due centrocampisti, forse, perlomeno, perché poi è sempre il campo a parlare e magari sarà proprio Thuram a essere il migliore acquisto tra i due. Non lo possiamo sapere, possiamo solo attenerci a quelli che sono i dati per il momento. Gli infortuni, tende spesso a fermarsi? Allora, no, non è un giocatore che ha particolari infortuni, ne ha avuti due nell'ultima stagione che l'hanno tenuto lontano dai campi per quattro partite, quindi non ne ha perse tantissime, però comunque quattro partite sono un buon numero. Uno per un problemino alla coscia è stato fuori 7 giorni, l'altro per un infortunio al ginocchio che gli è costato un mese di stop, praticamente 25 giorni gli ha fatto perdere 3 partite. Diciamo che a livello muscolare, in precedenza, tra l'infortunio alla coscia e l'infortunio al polpaccio delle altre stagioni, sempre avuto qualche problemino. In realtà stiamo parlando comunque di un giocatore che non ha saltato chissà quante partite, stiamo parlando di 13 partite a partire dalla stagione 2020-2021, quindi non un giocatore che tende a fermarsi spesso, però ogni tanto qualche problemino, qualche acciacco ce l'ha, come normale che sia. Anche qui, a differenza di Douglas Lewis, che era veramente un giocatore impeccabile da quel punto di vista. Il costo, ne abbiamo già parlato, però cerchiamo di ragionarci insieme. Il contratto è in scadenza al 30 giugno 2025. Secondo Transfer Market attualmente vale 35 milioni di euro, che era un po' la cifra che circolava anche negli anni passati, 35-40 era all'intorno. Però dato che appunto nei prossimi 365 giorni andrà in scadenza di contratto, deve per forza essere limato quel costo, e si parla di una ventina di milioni circa, perché la Juve sta provando, come dicevamo prima, a inserire alcune contropartite come Kostic, come Milik, come Nonge, nomi un po' tiepidi, forse quello di Nonge che scalda un po' di più, però il Nizza non ci gira tanto intorno e ti dice: sai, il giocatore in scadenza, sì, d'accordo, però il prestito è di 25 milioni di euro. Si è già scesi, perché prima si era partiti da 35 l'anno scorso, poi 30 quest'anno, adesso la richiesta è 25. Secondo me la Juve può ancora scavare un pochettino, cercare di capire se ci sono davvero dei giocatori che possano infilarsi. Se non ci sono ed è tutto lato cash, si può provare in qualche modo ad abbassare ulteriormente. Secondo me, poi questa è proprio una percezione, non è una notizia, non è roba che ho letto, secondo me il costo giusto per un giocatore del genere in scadenza di contratto, che non ti vuole rinnovare, che ti ha fatto capire che vuole andare via, che tu devi cedere per monetizzare, è tra i 17 e i 18 milioni di euro. Io vado a orientare l'intorno il tutto, e dico questo proprio perché anche con McKennie se parliamo di cash, per tornare al video di ieri, perché anche con McKennie abbiamo visto, un conto se lo inserisci in una trattativa con uno scambio può essere valutato una ventina di milioni di euro. Diversamente oggi, se la Juve dovesse arrivare un'offerta per McKennie che è un anno alla scadenza del contratto, sta facendo i capricci, perché secondo voi quanto sarà? Secondo me 12, 13, 14, forse 15, esagerare, però siamo l'intorno, ed è un giocatore McKennie che ha qualche anno in più anche di Thuram, è meno appetibile anche se vogliamo. Quindi secondo me la cifra giusta per Thuram siamo tra i 17 e i 18 milioni di euro, giù di lì. Non so se poi la Juventus arriverà a coprire quella spesa, o se dovrà spendere un po' di più, se riuscirà a inserire davvero una contropartita, non lo so, Milik più 10 milioni? La butto lì. È possibile una roba del genere? Boh, chissà.
vediamo, secondo me sarebbe una buona offerta per la Juve, non so se poi dall'altra parte potrebbero accettarlo, se Milik è interessato ad andare. Kostic più 6-7 milioni? Boh, potrebbe anche essere una roba del genere, cioè bisogna cercare di capire la possibilità per incastrare bene questo colpo, che non vedo proprio infattibilissimo. Dove giocherebbe però la Juventus Kefren Turam? L'erede di Rabiot. L'altra volta con Douglas Luiz era il punto interrogativo, qui è un punto esclamativo, perché le voci parlano appunto di questa Juve che è interessata a rivoluzionare il centrocampo, e dopo Douglas Luiz appunto, che oggi farà le visite mediche, si vuole ragionare su altri profili. È possibile, come vi dicevo prima, secondo me orientarsi verso la volontà di creare un reparto composto dal brasiliano, da Turam, da Fagioli e da Locatelli, che vanno ad alternarsi davanti alla difesa, e secondo me potrebbe esserci anche un quinto calciatore, un quinto centrocampista. Non so se Nicolussi, non so se si tornerà sul mercato, però io mi aspetto almeno 5 centrocampisti centrali che possano giocare davanti alla difesa nel 4-2-3-1 di partenza, che poi non sarà mai quello, perché ogni tanto è 4-3-3, ogni tanto è 4-1-4-1, tanto 4-2-3-1, ma idealmente 5 centrocampisti centrali più Kop Meiners, perché secondo me sarà composta da 6 centrocampisti la rosa di l'anno prossimo. Kop Meiners, se arriverà, o chi per lui, Douglas Luiz, Locatelli, Fagioli, uno tra Rabiot e Kefren Turam, più un altro, Nicolussi, Caviglia, o se andrà sul mercato. Quindi secondo me questa sarà la composizione del centrocampo della Juve l'anno prossimo, con Kop Meiners che è il più uno, perché giustamente è orientato più sulla tre quarti tra le linee. Turam, come possiamo vedere da questo grafico che vi metto qui, Turam è il giocatore in rosa, Rabiot il giocatore in azzurro, è davvero molto simile per approccio ad Adrien Rabiot, anche se non è identico, anche perché i giocatori identici è difficile trovarli. Turam è un giocatore a più passaggi progressivi, quindi un giocatore che sta più al centro del gioco corale della squadra rispetto a Rabiot, che l'anno scorso ha giocato all'interno di un contesto che ti dava la possibilità di farlo poco. Dobbiamo riconoscere anche questa cosa, non è soltanto il giocatore che, ma è anche il contesto nel quale giochi. Però è un giocatore con meno duelli a centrocampo, ok? Quindi è forse un giocatore meno di interdizione rispetto a Rabiot della passata stagione, ma è un giocatore più di palleggio, più anche di passaggio, che cerca il passaggio in avanti, come dicevo prima, con dei passaggi filtranti. La fattibilità, la disponibilità che ha dato il ragazzo a vestire il bianconero è qualcosa di estremamente positivo. Il miglior alleato della Juve, come lo è per Kop Meiners, come lo è per Calafiori, come lo è stato per Douglas Luiz, come lo è per Di Gregorio, quando i giocatori sono disposti e disponibili a vestire la maglia della tua squadra e vogliono venire a giocare da te, è tutto più facile. Poi il fatto che l'Inza abbia capito che deve cedere il giocatore in questa finestra di mercato per non perdere a parametro zero è proprio la ciliegina sulla torta. Quindi ora resta soltanto da capire la disponibilità a trattare da parte della Juve, da parte dell'Inza. Bisogna vedere chi è più bravo a tirare la corda. Abbiamo grande fiducia in Cristiano Giuntoli, vedremo se riuscirà a portare a casa il giocatore al miglior prezzo, anche se appunto l'anno scorso il valore di cui si discuteva era praticamente il doppio o giù di lì. Sono sincero, per me è una trattativa che può andare in porto se la Juve decide di lasciare andare Adrien Rabiot. Tradotto, sono stanca di aspettare Rabiot, vado, oppure preferisco spendere un po' di più sul cartellino di Turan piuttosto che sull'ingaggio di Rabiot, vado. Se la Juve fa questo passo, io non vedo dei grossissimi ostacoli nella possibilità di portarsi a casa questo ragazzo, che è un ragazzo tra l'altro nato a Reggio Emilia perché il papà giocava al Parma in quel periodo, è un ragazzo che è cresciuto comunque a pane Juve perché il papà giocava nella Juve quando lui era un bambino, quindi è un giocatore che sarebbe veramente contento di tornare in Italia dove è nato, dove è cresciuto, dove ha vissuto anche a Torino, dove ha sicuramente tanti bei ricordi e dove potrebbe contendere lo scudetto al fratello. È una bella storia, secondo me la sua volontà di vestire il bianconero parte anche da lì. Però vi dico che per onestà intellettuale e non da fan di Rabiot, sapete benissimo che non sono un grandissimo fan di Rabiot, sapete benissimo che non rinnoverei Rabiot, non l'avrei rinnovato neanche l'anno scorso, però oggi hanno un peso specifico differente. Cioè oggi Rabiot è un giocatore migliore rispetto a Turam,
però Thuram è più giovane di 6 anni, stiamo parlando di un 2001 contro un 95. Quindi può crescere e migliorare ulteriormente, anche perché abbiamo visto dai dati che comunque è un giocatore estremamente interessante, un giocatore che ha delle peculiarità, delle caratteristiche che bene andrebbe a sposarsi all'interno del centrocampo della Juventus. Quindi il mio è un grande sì, a maggior ragione a questo prezzo, non dico di saldo, ma sicuramente accessibile all'interno di un mercato che spesso e volentieri queste valutazioni ti porta ad escluderle, perché si vuole sempre cercare di massimizzare il profitto. Bisogna andare a cercare queste occasioni per cercare di costruire un reparto qualitativo senza andare a svenarsi. Quindi per me è un grande sì, e secondo me, se Rabiot non rinnova, Thuram sarà il prossimo centrocampista a vestire la maglia della Juventus dopo Douglas Luiz. Le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, spero che il video vi sia piaciuto, un mi piace, e noi ci vediamo alla prossima notizia, al prossimo aggiornamento, al prossimo commento, alla prossima opinione. Ciao a tutti.